La tecnica della storia spezzata si basa, ok, adesso io pian pianino vedo di, ecco, tenete presente che la storia spezzata serve per tenere alta l'attenzione del pubblico. Quindi quando tu parli ad un'altra persona, l'attenzione del pubblico è veramente fondamentale. Il problema qual è? È che i principianti non è che sono come Obama, che sono super abituati a tenere attento il pubblico. E il principiante non ha tanti strumenti per utilizzare, vedete, questo megafono. Uno degli strumenti chiaramente è la storia. Però è importante farsi capire dal vostro pubblico, ma è altrettanto fondamentale riuscire immediatamente ad entrare in empatia con la persona con cui state parlando. Quindi, da una parte vi dovete far capire, dall'altra parte dovete entrare in empatia, in sinergia con lei. Ecco, quale modo migliore se non utilizzando una storia? Ora, in Speakers trovate una mia lezione avanzata dove vi spiego come costruire una storia. E ve ne accenno qui poi. All'interno del Public Speaking avanzato, sezione storia, lo trovate. Io ho detto che lo schema più utilizzato per costruire una storia, ma una storia normale, oggi noi non vediamo le storie normali, però vi faccio questo breve accenno, è questo. Una storia normale inizia da una caduta, quindi alla nostra persona succede qualche cosa di brutto, magari cade, si fa male, gli chiudono un negozio, piuttosto che è una caduta che magari lui non si aspetta, quindi magari è una caduta mentale, si ammala oppure inizia a pensare di non farcela. Poi a questa caduta troviamo una falsa risalita dove la persona prova a riprendersi. Va sempre più indietro finché cade davvero e poi risale. Questa è la struttura di una storia. Delle storie più comuni che noi troviamo nei film, che troviamo nelle pubblicità e che troviamo un po' dappertutto. Ma se invece iniziassimo a raccontare una storia in una maniera completamente diversa, allora prima di tutto vi devo dire quali sono le basi di una storia. Perché senza le basi voi non potete comunque raccontare una storia in maniera diversa. Allora, ricordatevi che una storia deve emozionare almeno voi che la raccontate, prima di tutto. Una storia serve per raccontare ciò che il pubblico non conosce. Non potete utilizzare sempre storie. Non ha senso, non ha senso, non siete credibili. Voi dovete scegliere di utilizzare una storia per raccontare ciò che il pubblico non riesce ancora a capire. È un po' come diciamo qui a Brescia, no? Cioè, nel senso che noi a Brescia diciamo, ti racconto una storia, così capisci meglio. Quindi la storia va utilizzata per questo tipo di motivo. La storia va utilizzata per tenere alta l'attenzione del pubblico e fino qua ci siamo. Ricordatevi che io ho visto, è un po' come le barzellette, no? La barzelletta deve far ridere, sì, ma è molto importante anche chi te la racconta questa barzelletta, i tempi che rispetta, come se la gode mentre la racconta oppure se la butta lì in maniera super, super e mega semplificata. Quindi il timing è un qualcosa di fondamentale quando voi decidete di raccontare una storia. Poi ci deve essere una morale. Ci deve essere un motivo per cui voi avete raccontato questa storia e soprattutto i dialoghi, ok? I dialoghi interni alla storia, cioè è inutile che dite Cappuccetto Rosso è andato nel bosco, cioè, fate il dialogo di Cappuccetto Rosso che magari dice, ah, sono nel bosco, guarda l'alberello, quindi i dialoghi rendono la storia molto più viva, dialogate anche con il pubblico. Ora, queste erano le basi che trovate qui e che vi potete tranquillamente rivedere. Le basi di una storia comune, ma oggi noi stiamo andando a vedere non una storia comune, stiamo andando a vedere la storia spezzata. Potete seguire le mie basi, potete scegliere di raccontare la storia come volete, ma ricordate che la storia è uno degli unici modi che ha il principiante per emozionare qualcuno. Questo ve l'ho scritto proprio a caratteri cubitali, è uno degli unici modi che ha un principiante per poter emozionare. Adesso cosa dovete fare? Vi do 5 minuti
e provate a raccontare una storia, ok? Quella che volete. Seguite queste regole e raccontate una storia. Poi vi farò vedere come raccontarla spezzata, ok? Quindi adesso stoppate questo video e lo riattivate tra 5 minuti quando avete finito di fare l'esercizio. Premete stop. Ok, adesso se state guardando ancora questo filmato avete lì la vostra storia pronta. La vostra storia, sono sicuro, qualsiasi storia sia, voi l'avete raccontata in ordine cronologico. Quindi, per esempio, guarda, oggi sono andato al mercato, ho comprato delle mele, le ho mangiate e poi mi sono addormentato. Questo è il modo che noi abbiamo per raccontare le storie. Le storie ce le hanno sempre, pensateci, ce le hanno sempre raccontate così. Andiamo invece a vedere come raccontarle in maniera diversa. Se provassimo qualcosa di diverso, se facessimo qualcosa di diverso, se provassimo a spezzarla questa storia, provate per esempio a iniziare dalla fine, poi andate al centro, poi andate all'inizio, poi ancora al centro. Provate a spezzarla la storia. Com'è che diventerebbe? La storia del mio mercato. La storia del mio mercato, se utilizzo i dialoghi, come diventerebbe se iniziassi dalla fine? Magari sarebbe: oh, mi sto proprio addormentando. Manca un minuto e mi addormento. Mamma mia, che giornata che ho vissuto però, eh? Avevo voglia di mele. Avevo voglia di mele. Vedete, dalla fine sono tornato all'inizio. E sono andato al mercato. Lì ho comprato delle mele. E ho capito il senso della vita. Il senso della vita... Ok, sto inventando. Però avete visto cosa ho fatto? Non l'ho messa in ordine cronologico, ma l'ho spezzata. Ho cominciato dalla fine, poi sono partito dall'inizio, poi ho mescolato e ho fatto dei dialoghi. Avete visto quanto è importante il dialogo e la morale quando poi si racconta una storia? Avete presente il montaggio di un film? Ho fatto esattamente quello che si fa nel montaggio di un film, dove non vai in ordine cronologico, ma spezzi e parti da ogni scena. E se partissi, per esempio, dalla scena in cui mangio la mela, potrebbe essere: io potrei iniziare la mia storia così. Che buona questa mela. Provate a pensare. Ragazzi, avete mai pensato a quanto è buona una mela? Beh, io ci ho pensato l'altro giorno. Ci ho pensato l'altro giorno perché mi sono svegliato e non capivo tanto cosa stava succedendo, ma sapevo che volevo un frutto. Allora, capito? Ho iniziato dall'atto finale di mangiare la mela. Oppure potrei iniziare dal mercato, per esempio. Mercoledì ero in mezzo alla confusione. Alla confusione c'era gente che urlava: ah, vieni qui, vieni di là. Dov'ero? Ero al mercato qui del mio paese. Beh, cosa facevo io al mercato? Io al mercato di solito non vado mai. Avete visto il dialogo? Io al mercato di solito non vado mai, vado al supermercato, ma non vado mai al mercato. Beh, ero lì perché volevo una cosa. Volevo una mela. Avete visto quanto diventa potente la vostra storia se la raccontate spezzata e non in ordine cronologico? E soprattutto se mettete delle lenti precise ad ogni parte di questa storia. Usate i flash forward, i flashback. Vuol dire che mentre racconti la storia della mela, torni indietro magari a quando ti sei svegliato, oppure vai avanti nel futuro, a quando sei arrivato lì, ok? Vuol dire che mentre racconti la storia ti prendi del tempo per andare indietro o per immaginare il futuro avanti. Magari mentre mi sto addormentando ti racconto come vedo io il futuro. Come lo vedo, come lo sento, come lo percepisco, come lo immagino, ok? Se seguirai questo consiglio,
racconterai delle storie come nessuno ha mai fatto. E tutti staranno attenti e soprattutto tutti si ricorderanno di te. L'ultima cosa che ti resta da fare, giro la slide, è provare. Mettiti in gioco. Cerca un tema e raccontaci una storia spezzata. È un pochino macchinoso all'inizio, ma vedrai che poi le tue storie diventeranno uniche, diventeranno incredibili e tutti penderanno dalle tue labbra. Se ti va, dopo che l'hai costruita, mandami un video, mandami una mail a info@andreabondio.com e sarò felicissimo di darti dei feedback o dei pareri. Ciao e ci vediamo alla prossima lezione.